La montagna non ha bisogno di assistenzialismo, ma di servizi. Bisogna combattere lo spopolamento e l'abbandono dei nostri territori con pianificazione, investimenti, cultura e scientifica attenzione alle dinamiche sociali, demografiche, climatiche ed economiche. La Regione deve sostenere il ruolo centrale dell'agricoltura in montagna, quale struttura socio-economica fondamentale per lo sviluppo essenziale nella funzione di presidio del territorio, per la salvaguardia del paesaggio, per l'attrattività turistica e per la conservazione e valorizzazione delle produzioni tipiche. Sono urgenti e ormai improcrastinabili interventi di messa in sicurezza del territorio. I danni causati da calamità naturale vanno prevenuti ed evitati con interventi puntuali sul territorio. La prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo sono indispensabili, alle quali devono seguire regolari opere manutentorie. È indispensabile per chi vive in montagna avere le strade in sicurezza e percorribili. L'ospedale di Borgotaro deve essere potenziato e strutturato con professionalità e attrezzature che consentono ai cittadini di avere cure adeguate. Una linea ferroviaria che consente di raggiungere i luoghi di lavoro e studio in tempi certi. Si accorge che il furgone sul quale viaggia sta iniziando a prendere fuoco e intelligentemente decide di uscire immediatamente dall'autostrada A15 che sta percorrendo per evitare il peggio. Sono circa le 13.30 di oggi quando, per motivi al momento sconosciuti, dalla parte anteriore del mezzo improvvisamente iniziano a svilupparsi delle lingue di fuoco. L'autista, che si trova nei pressi del casello di Berceto, decide di abbandonare l'autostrada e di fermarsi nello spiazzo antistante il casello. Immediatamente scattano i soccorsi e i vigili del fuoco di Borgotaro giungono sul posto per domare le fiamme. Ma, malgrado la tempestività dell'intervento, il mezzo è andato interamente distrutto. Incolume, fortunatamente, l'autista, che ha rimediato solo un grande spavento. Sono qui tra le mie valli, dove sono nato, cresciuto, dove vivo. Sono a casa. Il mio impegno per la montagna è costante. Ho lavorato per mantenere i servizi fondamentali, dalla scuola alla sanità, e per garantire agevolazioni alle imprese e ai cittadini. Ogni progetto nasce dall'amore per questo territorio, dal desiderio di accorciare le distanze con il capoluogo e dare un futuro più solido a tutti noi. Con il tuo voto possiamo rafforzare queste azioni. Cresciamo insieme. Il 17 e il 18 novembre fai una croce sul PD. Metti l'accento sulla nostra montagna. Scrivi Matteo Daffadà. Viveva in Valtaro da oltre 40 anni Gerardo Carnovale. Era arrivato dalla Calabria, da Cutro, come tanti altri suoi conterranei, per cercare lavoro e fortuna al nord ed aveva scelto come primo comune di residenza Bedonia. Qui aveva trovato l'amore Antonia, con la quale si era sposato ed aveva avuto il figlio Luca. In seguito si erano trasferiti a Borgotaro. Era un grande lavoratore, faceva il muratore da sempre e lavorare non lo spaventava di certo. Veniva da una famiglia numerosa, una famiglia con la quale ha sempre mantenuto legami fortissimi e sapeva bene cosa significassero sacrificio ed impegno. Appena poteva, faceva volentieri ritorno al sud. L'amore incondizionato per i suoi cari era al primo posto, sempre uniti, sempre pronti ad aiutarsi, sino a domenica pomeriggio, quando tutto, in pochi attimi, è terminato. Quando quel maledetto volo da 12 metri di altezza, proprio mentre stava lavorando in uno stabilimento a Ramiola, ha messo fine alla sua vita, gettando nella disperazione tutti i suoi cari. Se è sempre difficile accettare la morte di qualcuno che amiamo, ancor di più lo è quando accade, per un'assurda fatalità, per qualcosa di inatteso. Sarà importante ora ricostruire l'intera dinamica di ciò che è avvenuto per cercare di capire perché il 59enne sia caduto da quel tetto. E notizie importanti dovrebbero giungere anche dall'autopsia. Una scomparsa, la sua, che ha riaperto una piaga mai sanata, quella delle morti sul lavoro, troppe, e per le quali, malgrado appelli e comunicati, non si è ancora trovata una soluzione.
Morire così è inaccettabile. La sicurezza sul lavoro deve essere imprescindibile. Simili tragedie non devono più verificarsi ed è ora di agire seriamente. Sono Nicoletta Napoli, candidata alle regionali per Parma e Provincia nella lista di Fratelli d'Italia. Oggi più che mai le comunità del nostro Appennino, soprattutto in Valtaro, affrontano una sfida cruciale, lo spopolamento. Tanti borghi ricchi di storia, cultura e tradizione rischiano di perdere i propri abitanti a causa della mancanza di servizi, opportunità e investimenti adeguati. Serve una politica regionale forte e concreta che sappia rappresentare le esigenze di questi territori e dar loro voce nelle istituzioni. Sto attraversando la nostra provincia, incontrando le persone e raccogliendo i loro bisogni, perché nessuno conosce queste comunità meglio di chi le vive ogni giorno. Il DDL Montagna del governo Meloni ha dato una prima risposta importante, offrendo incentivi come bonus per medici, insegnanti, imprese e famiglie che scelgono di restare o trasferirsi qui. Ma questo non basta. Per mantenere viva la nostra montagna e i piccoli comuni dell'Appennino, è essenziale che anche la Regione investa seriamente, soprattutto in trasporti e nei servizi essenziali. Un esempio cruciale è il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, un'opera attesa da anni che migliorerebbe i collegamenti tra Parma e La Spezia, aprendo nuove opportunità per il commercio e le attività produttive e offrendo così un nuovo slancio all'economia dei nostri territori. Solo con un impegno concreto e continuativo possiamo proteggere la vita dei nostri territori e fare in modo che i paesi della provincia di Parma e dell'Appennino restino vivi e accoglienti, sia per chi li abita oggi, sia per le generazioni future. È il momento di scegliere per fare di più per le nostre valli e per la nostra provincia. Giornata densa di emozioni, quella di ieri, lunedì, a Roma, presso la Camera dei Deputati, dove si è svolta la conferenza stampa sulla proposta di legge per istituire la giornata nazionale in memoria delle vittime italiane della Randora Star, il cui primo firmatario è l'onorevole Enzo Amich. Dopo oltre 84 anni, la più grave tragedia dell'emigrazione italiana, con 442 morti, 48 dei quali di bardi, la prima strage di civili italiani della Seconda Guerra Mondiale, approda in questo luogo istituzionale di fondamentale importanza. Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Borgotaro Marco Moglia, il vice sindaco di Varsi Marco Sidoli, Giuseppe Beppe Conti, responsabile del comitato Pro Vittime Randora Star di Bardi, Serena Balestracci, storica ed autrice di un libro proprio sulla Randora Star. L'auspicio ora è che la legge venga presto approvata con il sostegno di tutte le forze politiche. Il piroscafo britannico Randora Star venne silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio del 1940. In giornate come queste la montagna ci appare come un luogo meraviglioso in cui vivere. In realtà, per chi ci abita tutto l'anno, può essere un posto molto difficile e duro. Per questo motivo, in questi 5 anni, ho portato proposte in regione per contrastare lo spopolamento della montagna. Per farlo serve innanzitutto aumentare il livello di servizi, a partire dal servizio sanitario, potenziando i presidi territoriali, uno fra tutti l'ospedale di Borgotaro, rafforzando il sistema di emergenze e urgenze e le assistenze pubbliche, incentivando la presenza di medici di famiglia. È importante però anche la cura del territorio. Come geologo ho portato proposte per contrastare il dissesto idrogeologico, per coinvolgere le aziende agricole e le imprese nella cura di boschi, torrenti, rii e canali. Ma poi serve anche mantenere le strade, serve mantenere il lavoro dei titani, serve mantenere i servizi, le scuole, le poste, i trasporti, tutti quanti i servizi, compresi quelli di telefonia, che vanno potenziati. È poi necessario un nuovo modo di pensare. I servizi non possono essere tarati sul numero di abitanti, ma sulla complessità del territorio. Serve anche un'importante opera di defiscalizzazione e per questo come Lega abbiamo presentato un progetto di legge regionale per garantire una fiscalità di vantaggio in montagna. Mi sono molto occupato anche di fauna selvatica, argomento che ad oggi è necessario affrontare. Lo vedete col tema del lupo, della PSA. È importante gestire la fauna selvatica coinvolgendo il mondo venatorio e agricolo. Quindi se in questi anni hai apprezzato il mio lavoro in regione,
ti chiedo di mettere una bella X sul simbolo della Lega e dammi la preferenza scrivendo il cognome Occhi. Esplosione di bellezza nel pomeriggio di ieri a Medesano, grazie all'evento organizzato da Apollo Balù, Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio, in collaborazione con i volontari della parrocchia, il mercato contadino Mangiarsano a Medesano e l'amministrazione comunale. Si è trattato di una bella passeggiata proposta sul calar della sera, muniti di lanterne. Il colpo d'occhio era fantastico, un lungo serpentone di bimbi che con le loro famiglie hanno preso parte a questa suggestiva iniziativa, giunta alla sua terza edizione e denominata la Lanternata di San Martino. Si tratta di un evento che fa parte della tradizione tedesca, ma che Medesano ha fatto suo grazie al lavoro delle maestre del Polo Balù, delle famiglie e dei tanti volontari che, come sempre, hanno messo grande impegno e passione per regalare a tutti preziosi momenti di comunità all'interno di un evento che ha riunito tutti insieme all'ombra del campanile. Sono Pietro Vignali e mi candido alle regionali per restituire a Parma un ruolo da protagonista dopo anni di marginalità. Da sindaco ho sempre respinto questa posizione marginale, prendendomi cura della città che oggi vediamo insicura, degradata, con verde trascurato, negozi chiusi e sporca. Mi candido con Forza Italia, partito moderato, vicino a quel civismo che ha governato Parma con me ed Elvio Baldi. Essere in consiglio regionale e comunale rafforzerebbe la mia azione per dare alla nostra città il peso che merita. Il 17-18 novembre, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi Vignali. Anche la Valtaro e la Valceno partecipano alla giornata nazionale della colletta alimentare in programma sabato 16 novembre. Da sempre i nostri territori sono estremamente generosi quando si tratta di rispondere agli appelli per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. E purtroppo anche nella montagna ovest ogni anno il numero di persone povere aumenta notevolmente. Famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che hanno bisogno per vivere dell'aiuto altrui. E qui da anni il Banco Alimentare entra in campo organizzando delle raccolte di prodotti sia alimentari che per la cura e l'igiene della persona da acquistare in uno degli 11.600 supermercati ubicati in tutta Italia che aderiscono all'iniziativa donando per l'appunto una spesa a chi è in difficoltà. I prodotti maggiormente indicati per l'acquisto sono olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia. L'iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti. Da noi sono tante le associazioni che organizzano i banchetti all'esterno dei negozi e dei supermercati, invitando la gente a donare. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità, e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi prendono parte, secondo il principio educativo condividere i bisogni per condividere il senso della vita.